il direttore di gara, il signor Dio m'aiuta, di Albano Laziale, Russi, che appunto cercava un risultato positivo dopo un altro pareggio importante strappato sul campo del Carpi. Questo è il quinto minuto, c'è una punizione battuta da Pacini e il colpo di testa è di Paganelli, il bomber del Russi, lanciatissimo nella classifica marcatori. Andiamo al 14° minuto, in azione c'è Pittaluga che combatte sulla fascia di competenza, mette al centro questo cross, il colpo di testa e il gol di Paganelli. Paganelli che porta in vantaggio il Russi con questo colpo di testa, sicuramente la specialità della casa per questo giocatore, giunto al nono gol stagionale in campionato con la maglia del Russi, l'ex giocatore del Conca, sempre più vicino a raggiungere il suo avversario di oggi, cioè Stefanelli, il centravanti del Riccione, che comunque non era sceso in campo. Andiamo al 22° minuto, il Riccione reagisce con la forza dei nervi, subito Paradisi con questo diagonale a sfiorare il palo, Paradisi che viene anche così consolato del suo errore. Andiamo al 26°, c'è un calcio d'angolo, ci prova Lapi con questo colpo di testa a distanza ravvicinata, Riccione che dunque ha messo in campo una buona reazione, mentre il Russi si fa vedere in contropiede, Melandri in azione, perde il passo e viene fermato dal numero 2 del Riccione, Moretti. Siamo al 40° minuto, calcio d'angolo e... ancora una volta è anzi era il 37°, ancora una volta Paganelli con questo colpo di testa va vicino al raddoppio. Russi anche un po' sfortunato, si fanno male in rapida successione sia Petti che Casadei, due pedine importanti per la squadra arancione, che nel secondo tempo prova a chiudere i conti con questa conclusione di Pagani, il numero 7. Pallone che termina sul fondo, però andiamo all'ottavo minuto, ancora un contropiede del Russi, scatenato Melandri, è solo davanti al portiere, ancora una volta perde l'occasione, per la seconda volta consecutiva Melandri non sapeva bene cosa fare e alla fine il portiere ha avuto gioco facile. 15° minuto, Paradisi allarga il gioco sulla sinistra, c'è il cross dell'ex Merendino e il colpo di testa di Battaglia che pareggia 1-1. Il gol di questo giocatore classe 1986 è entrato dalla panchina e decisivo, si toglie anche la maglia, va a risultare sotto lo spicchio di settore dedicato al Riccione, riprezziamo il cross davvero calibrato di Merendino e Battaglia batte il portiere del Russi Gardini. 22° minuto, la punizione di Pacini è uno schema, c'è Guardigli in area di rigore e si salva il Riccione, ricordiamo che tra i pali per il Riccione c'è Di Leo, l'ex portiere del Forlì, arrivato proprio in settimana vista l'emergenza per la squadra riccionese per quanto riguarda gli estremi difensori. Andiamo al minuto numero 31, c'è il Riccione che con il numero 9 Lorenzo Sacchi va vicino al pareggio, ancora il Russi, siamo al 32°, c'è questo lancio in profondità, lo stop in area di rigore è del numero 7 Pagani e poi si salva ancora una volta il Riccione in qualche modo, Russi che dopo il pareggio degli ospiti ha cercato con convinzione il gol del vantaggio, ma deve stare attenta anche il Russi alle possibili sortite in avanti del Riccione. 36° minuto, c'è Cangini che si accinge a battere questo calcio piazzato, la palla scavalca il portiere Gardini e termina sul fondo del campo. Ora siamo al 38° minuto, Pacini mette in profondità una sponda e la battuta in area di rigore di Melandri che scavalca la porta del Riccione. Dall'altra parte un'azione che sembra quasi fotocopia, ma qui è molto più sfortunato il Riccione con questa palla che termina sul fondo. Ancora il Russi con un altro calcio di punizione battuto da Pacini, Di Leo ancora si fa trovare prontissimo nella situazione.
L'ultima occasione al primo minuto di recupero, una mischia davvero furibonda sull'area di porta, un'azione che potrebbe produrre un gol lonzo, non è così, perché alla fine ci pensa con una rovesciata il terzino Moretti a spazzare.